artisti italiani contemporanei. Oggi per parlare di Rina Del Bono, artista romana, raffinatissima, come si vede da queste immagini. Rina Del Bono ha un disegno, possiede proprio un disegno di grande qualità, e all'interno di questo disegno sa porre i colori con una superba maestria. E io chiedo scusa a chi mi ascolta se uso questo aggettivo, superba maestria, non perché l'artista sia superba, anzi è umile, ma la sua determinatezza e la sua comprensione del messaggio del colore mi fa capire la grande qualità che questa autrice usa quando utilizza il colore e lo pone all'interno di questo disegno, come si può vedere da queste immagini. L'intenso colorismo e il disegno raffinato dunque devono essere colti da chi vuole scoprire la ricerca pittorica di Rina Del Bono, che si svolge in molteplici ambiti, tra i quali quello della ceramica è un discorso a parte, tra i quali quello dell'icona è un ulteriore discorso a parte. Ma io oggi vorrei far vedere a chi mi segue su questo canale la capacità di rappresentazione di Rina Del Bono del mondo delle maschere. Una delle più autentiche rappresentazioni dell'opera, della ricerca, dello studio, della sedimentazione della creatività di Rina Del Bono. Le maschere in se stesse richiamano un tratto psicologico e in una certa misura persino pirandelliano. La maschera pirandelliana è appunto la negazione del sé, il nascondere sé e il proporre l'altro. E quindi la maschera è qualche cosa che copre e che offre un'ulteriore dimensione. Noi ci troviamo di fronte a un quid che muta il suo significato, il suo senso, la sua appartenenza. E qui sta l'indagine pirandelliana di Rina Del Bono. Ma oltre a questo aspetto, Rina Del Bono ci presenta un'opera che richiama un momento culturale e pubblico di grande profilo. E sto parlando del Carnevale veneziano. Il Carnevale veneziano si rappresenta proprio attraverso le maschere, e la maschera è uno degli oggetti che più di ogni altro richiama questo momento e questa stagione dell'anno, che è il Carnevale veneziano. E quindi in queste maschere si può osservare anche qualche cosa che va al di là del messaggio pirandelliano, che va al di là della logica della maschera intesa come copertura, ma che diventa la maschera come gioco, quindi espressione ludica di questa grande festa che è il Carnevale veneziano. Le maschere veneziane di Rina Del Bono offrono a chi le guarda l'opportunità di entrare in una raffinata eleganza, in un'eleganza proprio che userei questo aggettivo, serenissima, così come la Serenissima Repubblica di Venezia è stata la protagonista di questi grandi carnevali che si possono vedere anche oggi nel periodo dell'anno opportuno. E Rina Del Bono con le sue maschere ci proietta proprio indietro nella storia, ci fa vedere un Settecento ancora vicino, anche se è lontano dai nostri tempi storici, è lontano dalla nostra contemporaneità. Un Settecento costruito su queste finzioni, che sono finzioni di grande eleganza, ripeto, di grande partecipazione a una festa popolare
e aristocratica che in un certo senso non finisce mai di stupire.